Si è svolto a Roseto degli Abruzzi il primo convegno regionale sulla pesca, organizzato da Lega Coop Alimentare in collaborazione con Lega Coop Abruzzo, dal titolo La pesca in Abruzzo, tradizioni, innovazione, sapori e ambiente. È stato presentato un percorso che, partendo dalle tradizioni, ha condotto alle principali innovazioni introdotte nel settore nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Presentati anche studi e ricerche e un focus sul FEAMPA 2021-2027. Cristian Maretti, presidente Lega Coop Nazionale Agroalimentare Ittica, quali sono le scelte nazionali e comunitarie che gravano sulla pesca? Allora, noi nel settore della pesca abbiamo sperimentato già negli ultimi anni un orientamento comunitario da parte della Commissione che in parte, solo in parte, il Parlamento europeo è riuscito a volte a contrastare, di riduzione dello sforzo di pesca, che per la maggior parte delle specie ittiche si traduce in una riduzione dei giorni di pesca. Questa riduzione dei giorni di pesca sta mettendo a rischio la sostenibilità economica delle imprese di pesca, delle cooperative, dei mercati ittici, di tutto il mondo dell'indotto che riguarda il settore ittico. Naturalmente su questo noi abbiamo potuto fare in molti casi poco, in molti casi anche da parte delle autorità nazionali non c'è stata un efficace contrasto, non c'è stata forse una capacità di gestire alleanze con altri paesi, ad esempio del Mediterraneo, per impedire che questo orientamento arrivasse ad essere ancora una cosa che può gravare sulla nostra attività di pesca. Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo governo e anche a loro nuovamente abbiamo ricominciato a mettere in allarme e a richiedere interventi per poter invertire questo percorso. Oggi iniziano nuovi provvedimenti comunitari che vedono ulteriori disponibilità economiche per le attività di pesca a partire dai fondi europei strutturali e qui chiaramente duole anche constatare che molte delle nostre imprese preferiscono immaginarsi una chiusura della loro attività più che un ulteriore investimento. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di invertire questa tendenza che si è consolidata negli anni, ma abbiamo bisogno anche, e questo è un lavoro che dobbiamo fare noi con le cooperative e con i pescatori, di aumentare anche il livello delle competenze dei nostri pescatori, delle persone che lavorano in cooperativa, dei nostri cooperatori, per riuscire a intercettare e fare quello che di nuovo si può fare nel settore, con nuove competenze che possano intercettare valore aggiunto nelle fasi di trasformazione del prodotto, nuove competenze che possano permettere a chi ha un'attività di pesca di diversificare in turismo, in materie ambientali che comunque hanno interesse da parte del consumatore e dei cittadini europei e italiani. È una sfida molto importante negli appuntamenti che noi facciamo nella nostra attività sindacale, non ultimo quello di stamattina che giustamente qui a Roseto degli Abruzzi facciamo, e devo ringraziare Lega Coop Abruzzo per l'organizzazione di questa iniziativa. Proviamo a sensibilizzare anche i cittadini che molto spesso vengono inondati da informazioni distorte sulle nostre attività di pesca, mentre invece l'ecosistema della pesca e del settore è molto più complesso e spesso noi siamo le vittime di quello che è un processo di cambiamento climatico in corso e non gli artefici, come invece a volte ci vogliono dipingere. Luca Mazzali, presidente Lega Coop Abruzzo, oggi qui viene presentato un percorso che parte dalle tradizioni per condurre alle principali innovazioni del settore. Sì, la pesca è un settore spesso dimenticato nella nostra regione, ma che comunque rappresenta a livello nazionale il 4% delle imbarcazioni che svolgono servizio di pesca, 5% a livello di fatturato. È una tradizione che affonda insomma le radici nella nostra regione, quindi ci tenevamo a rifare un punto con la ripartenza che c'è stata anche nell'ultimo anno per focalizzarsi su quelle che sono le difficoltà di questo settore, che sono tante, le prospettive attraverso poi un
dialogo, un incontro come quello di oggi con tecnici ed istituzioni. Sicuramente è un momento importante di informazione per fare appunto il punto della situazione per un settore che, come lei diceva, è importantissimo in Abruzzo, perché comunque ci garantisce anche un pescato di grande qualità. Certo, considerando la vocazione turistica anche della nostra regione, quindi insomma il grande lavoro che si sta facendo anche negli ultimi mesi a livello di immagine, è ovvio che il settore della pesca, a cui si collega chiaramente anche quello della ricettività della gastronomia, sono collegati, quindi insomma mettere in evidenza e creare presupposti affinché un settore come questo possa raggiungere livelli di eccellenza per noi è importante. Cerchiamo attraverso questo convegno di dare un contributo. Così come è importante anche il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità. Questo è un altro tema fondamentale, sarà anche uno dei temi trattati questa mattina, perché chiaramente la pesca, come ogni altra attività che impatta sull'ecosistema, deve essere ecosostenibile, deve essere rispettosa dell'ambiente, quindi in questo senso è fondamentale anche una pesca che in questo senso garantisca lavoro alle persone, qualità ma rispetto dell'ambiente. Giovanni Di Mattia, presidente Consorzio Cogevo Abruzzo, la pesca in Abruzzo, tradizioni, innovazioni, sapori, ambiente, oggi un convegno veramente molto interessante e tanto utile che fa una fotografia circa questo settore in Abruzzo. Sì, oggi una grande occasione di confronto dove abbiamo la possibilità di offrire un contributo pragmatico al fine di creare un focus sulle varie opportunità e cercare in qualche modo le problematiche da risolvere nella futura programmazione 21-27. Sappiamo tutti che andiamo verso una transizione equa, e tutto questo ci deve far comprendere come avremo anni difficili davanti a noi, però tutto questo potrà essere risolto anche grazie ai fondi FEAMPA, 1 miliardo di euro per i prossimi 6 anni. Quindi ci sono grandi possibilità di intervenire sulle problematiche che affliggono la nostra regione. In questi anni abbiamo applicato appieno tutte le raccomandazioni dell'Unione Europea. Abbiamo applicato una pesca sostenibile, abbiamo applicato misure di conservazione e abbiamo applicato una pesca ecosostenibile. Abbiamo fatto tutto ciò nonostante abbiamo avuto 2 anni, come sapete noto a tutti, per la grave crisi economica, per l'esplosione dei costi energetici e delle materie prime. Ma nonostante ciò siamo stati bravi ugualmente ad affrontare questa criticità. È stato possibile affrontare questo anche applicando i piani di gestione nazionale con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo con la dottoressa Gianzante. E abbiamo veramente cercato di difendere nello stesso tempo la sostenibilità con il reddito. A volte non è facile abbinare queste due cose, quindi abbiamo cercato questa via con difficoltà, ma alla fine ci siamo riusciti. Quindi la pesca in Abruzzo avrà un futuro difficile, perché come ho detto prima la transizione ambientale ci mette di fronte a tante restrizioni che verranno dall'Unione Europea, ma siamo fiduciosi che possiamo farcela. Un'altra criticità che investe già attualmente il settore della pesca è il personale. Sappiamo tutti che l'età media dei nostri pescatori si aggira intorno ai 60 anni e quindi questo è una problematica che dobbiamo risolvere. Quindi occorre intervenire con dei fondi, con delle misure a sostegno del ricambio generazionale.
altrimenti si rischia di vedere le imbarcazioni ferme in porto. Questo è un problema, forse è il focus della problematica della pesca abruzzese. È una problematica molto seria, ma nel FEAMPA ci sono misure idonee come gli incentivi per lo start-up dei giovani under 40 al primo acquisto di una imbarcazione o di quote societarie. Quindi questo potrebbe essere un volano per la ripresa della pesca in Abruzzo. Ma oltre a questo occorre anche un'altra misura, ovvero un ammortizzatore sociale che oggi viene applicato in agricoltura, che si chiama la CISOA, un ammortizzatore immediato, adeguato, che stiamo aspettando da anni per il settore pesca, ma che ancora non ne vediamo la luce. Questo potrebbe essere indispensabile, utile. Perché? Perché un ammortizzatore sociale potrebbe dare una continuità del reddito. Un giovane non può lavorare 5 mesi e poi stare fermi altri 5, quindi occorre una continuità lavorativa e del reddito. Questo è fondamentale. Francesco Di Filippo, dirigente della Regione Abruzzo, l'importanza di questo convegno. Sono momenti di incontro, di ascolto, di dialogo, di confronto con il settore, con gli operatori della pesca, dell'acquacoltura, delle comunità di pesca, quindi sono sicuramente fondamentali e soprattutto perché vanno incontro e rispondono a quella che è un nuovo metodo che la Regione Abruzzo e il Servizio di Economia Ittica sta lanciando dell'Abruzzo Sostenibile Blue Deal, cioè un patto, un accordo con gli operatori del settore per programmare insieme quelli che sono gli interventi da realizzare per la prossima programmazione, per i prossimi 5-6 anni di programmazione, finanziare individuando degli obiettivi, degli step e quindi poi finanziare in funzione di quella che è la capacità di assorbimento anche da parte degli operatori, e quindi ecco il momento di importanza del confronto e del dialogo. È importante ricordare che la Regione Abruzzo ha investito nella programmazione tutte le risorse disponibili e ha attivato e riceverà risorse anche dalle altre regioni che non sono state in grado di spendere tutta la dotazione per la nuova intervento in favore del caro carburanti, o come si chiama, crisi ucraina, e quindi questa è una cosa che dà anche soddisfazione, perché continuiamo a sostenere il settore anche oltre le risorse che eravamo inizialmente disponibili.